Negli ultimi 7 anni la popolazione nella Valle della Beca è quasi raddoppiata. Sono in gran parte profughi siriani. Circa 500.000 di loro hanno attraversato il confine per fuggire dalla guerra, facendo di questa zona del Libano la loro nuova casa. Alcuni, specie i più piccoli della loro patria, non ricordano nulla, proprio come Abdel. So, does he remember Syria? Il Libano è il paese che ha il maggior numero di siriani per densità di popolazione, quasi 1,5 milioni. Adesso rischia di esplodere e chiede aiuto all'Europa e alle organizzazioni internazionali. Le persone stanno molto attente. Sanno cos'è una guerra, cercano di non attraversare mai la linea rossa. Negli ultimi 60 anni non abbiamo mai visto una cosa simile. Penso che le autorità libanesi abbiano svolto un ottimo lavoro occupandosi di una situazione molto difficile. Devono essere lodati per questo. Riyad Sawan è tra le autorità locali che ha svolto un gran lavoro per aiutare i profughi. Nella Valle della Beca per lui non è un semplice lavoro, ma un obbligo morale. Come essere umano mi sento vicino a loro, vedo come vivono, sento il loro dolore. Io vengo da questo villaggio e ora lo condivido con loro. Cerco sempre di supportarli. Non sempre però l'accoglienza è stata così diretta. Umaid Mohammed è fuggito da Raqqa con la moglie e i 4 bimbi dopo che le bombe hanno distrutto la sua casa. Ma qui in Libano la nuova vita è molto molto complicata. Umaid ha problemi di salute, non riesce a trovare un lavoro, non ha neppure i soldi per pagare l'affitto con la famiglia. Vive in questo accampamento di fortuna insieme ad altri siriani, alcuni sono qui da anni. È rassegnato, ma la speranza non l'ha persa del tutto. Vorrei che il futuro dei miei figli fosse in Siria, perché è il posto in cui sono nati, è il nostro paese. Il conflitto che dura ormai da 7 anni ha fatto migliaia di morti e di sfollati. Ora molti rifugiati, come riferiscono anche le autorità libanesi, hanno iniziato a guardare oltre. Secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, circa 13.000 siriani sono tornati a casa nei primi 6 mesi di quest'anno. Da quando il regime di Assad sembra vicino a una vittoria decisiva sul campo, migliaia di rifugiati stanno iniziando a tornare nel loro paese, ma molti qui temono che non sia ancora tanto sicuro tornare a casa. Preferisco vivere in questa tenda piuttosto che tornare indietro. Per Miriam Alomar la paura supera il desiderio di rivedere la Siria e poi a Idlib non ha più nulla. Delle persone hanno fotografato la nostra casa e non è rimasto niente, c'è solo sabbia. Sono solo alcune delle testimonianze dei rifugiati. La maggior parte di coloro che sono stati costretti a fuggire dalla guerra e dalle violenze non desiderano altro che ritornare a casa, un sogno che dura da troppo tempo e che secondo molti qui in Libano resterà solo e soltanto un sogno. I'm sorry.